Un'Alma Juventus fano propositiva e determinata riesce ad aver ragione nel finale di un Matese arrivato al Mancini con la chiara intenzione di portare a casa punti per proseguire la sua striscia positiva. I campani, forti di 3 successi consecutivi, però hanno mostrato un atteggiamento piuttosto arrendevole contro i volenterosi e determinati ragazzi di Scorzini, che ottengono così un successo prezioso per morale e classifica. Dopo le fatiche infrasettimanali di Coppa, il tecnico Granata deve fare a meno per questa gara di Pensalfini, Allegrucci e Sergias, presentato un 11 inedito con Zammarchi ad agire alle spalle delle due punte Cardinali e Tenkorang, mentre all'altra parte Corrado affianca in avanti Napoletano Ayadaresta. Dirige Yusufoschi di Mestre. Sin dal calcio d'inizio è la squadra di casa a prendere in mano le redini del gioco, con gli avversari che restano accorti e guardinghi, e nella prima parte della gara succede davvero poco. I Granata riescono a creare il primo pericolo poco prima del 20esimo con l'apertura di Gonzalez per Roberti, che aggancia bene sull'out di sinistra e fa partire un cross teso verso il primo palo. Tenkorang devia ma manda sull'esterno della rete. I campani si fanno vedere al 24esimo con un calcio piazzato di Ricciardi, che sul secondo palo trova la testa di Guarino, che però non inquadra la porta. Dopo le situazioni favorevoli sciupate attorno alla mezz'ora da Tenkorang da una parte e Ayadaresta dall'altra, al 34esimo i Granata reclamano il rigore per la spinta in area di Guarino su Tenkorang, ma Yusufoschi fa proseguire e poi la prima frazione scorre senza altre emozioni con le squadre che rientrano negli spogliatoi a reti bianche. A inizio ripresa il Matese prova ad alzare il baricentro e al sesto Napoletano ci prova dalla distanza. Viscovo è attento e neutralizza. L'Alma torna presto a prendere il sopravvento nella zona nevralgica e dopo un'ora di gioco la segnalazione dell'assistente Yusufoschi per la dubbia posizione irregolare di Roberti scatena le proteste dei padroni di casa. Poco dopo Iacovoni non riesce a sfruttare una buona opportunità sull'indecisione di Zanni, facendosi recuperare da Mancini, e al 20esimo è ancora il numero 11 Campano a canciare centralmente all'altezza del dischetto con Viscovo che blocca sicuro. L'Alma cerca con determinazione i 3 punti, mentre il Matese dà l'impressione di accontentarsi arretrando a protezione dello 0-0, lasciando campo ai padroni di casa per spingere. A 10 minuti al termine, Gonzalez, con un corner velenoso da sinistra, centra il palo, poi il rimpallo finisce addosso a un difensore ospite, terminando sul fondo. Sul corner successivo è sempre il numero 8 di casa a pennellare per la testa di Mancini, che stacca bene in sacca, ma secondo l'assistente, sulla parabola calciata dall'argentino, la palla aveva precedentemente superato la linea di fondo e l'arbitro non convalida. L'Alma non si dà per vinta e trova la rete che risolve il match a 3 minuti al 90esimo con una prodezza di Tenkorang, che dopo aver ricevuto la palla all'altezza della tre quarti si gira bene e dai 25 metri lascia partire un sinistro imprendibile per Palombo, che gonfia la rete sotto la curva granata, che esplode in un boato di gioia e liberazione per il meritato vantaggio. Gli ospiti provano a reagire, ma l'Alma resta concentrata e contiene senza concedersi distrazioni nei minuti conclusivi, esultando alla chiusura delle ostilità per un successo che consente alla squadra di ottenere 3 punti importantissimi per la classifica.